Come gli hanno detto? Come gli ha? Perché abbiamo addormentato le due? Io lo sto aspettando fuori in teoria. Perché io lo aspetto fuori. Ma tu mi hai spiegato. Vabbè, ma è un cambio di scena. Tanto sei capito. Prima di te. Vuoi che ti accompagni a casa? Ma è proprio felice. Vuoi che ti accompagni a casa? Va bene. Va bene. Lo so. Lo so. Non mi scassa che vedi, non so. Pensavo, beh. Ti piace, anzi, tu. Tu vai via domani, vero? Vuoi dire che se non partivo sarebbe stato diverso? Può darsi. Non andare via. Potrei non andare via. Dai, andiamo. Dai, andiamo. Non ti credo. Non ti credo. Ma sì. No, non puoi dire E lui ti chiama. Leo. Vuoi fare ancora Leo, non possiamo mettere lì. Giulia lì e Leon lì, così lui è obbligato a spostarsi proprio. E quindi come ti lasciamo? Se lui vuole accompagnarmi a casa, non lo chiamo, prendo la via dall'altra parte. Non troviamo queste logiche realistiche perché non le possiamo spiegare. L'importante sono i rapporti appena si innescano. Si deve capire che potrebbe nascere una storia. Noi dobbiamo capire solo quello, attraverso quello che dici. Quando lui va via io... Sì, guarda la luna. Ma non c'è un bacio? Alla fine? No. E fuggito il foglio del bagno. No. Allora, vuoi ma se ne andiamo in prima. Ma non so se niente, va bene? Ma non lo so. Mi sa che ti devi pensare. Mi piace anche che pensavo... Tu parti domani, vero? Vuoi dire... Che se non partivo? Vuoi dire che se non partivo sarebbe stato diverso? Può darsi. Potrei non andare via. Dai. Aspetta, non vedi? Può darsi. Ah, proprio ok. Però te sei giocata. Vedi, è quello che cambia. Ma perché il personaggio di lei non è proprio così. Può darsi. E tu la segui e mi dici, mettete anche lo sacchino, rito. Ma tu mi pare che non faccio arrivare. Può darsi. Potrei non andare via. Dai, andiamo. No, dico sul serio. Non ti credo. Non ti credo. Troppo strano. Non ti credo. Ehi, come fare... Ehi, amico. Corri. Sono due tentazioni. Dito. Sì. Te l'ho appena detto. Vieni più avanti, Leo. Vuoi fare ancora quella cazzata?